L'assessore regionale che si occupa della tutela del territorio ha fatto il suo primo sopralluogo a Fregene per constatare, insieme all'amministrazione di Fiumicino e al gestore degli stabilimenti balneari, i danni dell'erosione. Regione Lazio è vicina alle difficoltà degli operatori e alle richieste e alle istanze pervenute dal sindaco di Fiumicino Montino, oltre che dagli operatori. Non è solo una testimonianza così di vicinanza, ma stiamo rappresentando a loro oggi sul luogo dei problemi e soluzioni operative, e che sono il posizionamento del geotubo per 800 metri per la ricostituzione della linea di battigia e contestualmente a questo il ripascimento di questo importante tratto di spiaggia così compromesso con circa 25.000-30.000 metri cubi di sabbia che possano permettere, insieme alla difesa strutturale, anche di riavviare nel più breve tempo possibile, noi contiamo entro un mese di giugno, le attività su questo bellissimo tratto di costa. Per quanto riguarda la vicina situazione di Ostia? Allora, guardate, noi abbiamo, rispetto alla difesa della costa, in programma una serie di interventi, parte dei quali, compreso il tratto cui fa riferimento, sono finanziati già da bilancio regionale o da fondi strutturali, parte dei quali invece, altra parte, dobbiamo trovare una copertura, perché abbiamo una costa lunghissima e in tutto il Lazio è decisamente problematica. La nostra intenzione è, sul modello dell'intervento che abbiamo fatto oggi, cercare di stare in ogni territorio dove c'è una difficoltà, e quello di Ostia, dal punto di vista, diciamo, della difesa della costa e del ripascimento e del ripristino, diciamo, di condizioni di vivibilità litorane, è una priorità. Deduco però per l'estate non sia possibile a Ostia. Beh, certamente tutti no. Adesso con calma vedremo di mettere in fila gli interventi partendo dalle emergenze, dalle 3 o 4 emergenze che, così classificate, abbiamo nel Lazio, e poi con ordine affrontarle tutte, dando ai territori e agli operatori delle soluzioni strutturali. Una volta che le abbiamo chiuse e quadrate, le rappresentiamo, perché credo sia l'indice, diciamo, di quella serietà alla quale il Presidente Zingaretti si è sempre attenuto e alla quale anche noi fermamente intendiamo attenerci. Ma ci sono tutte quante gli elementi per dire che abbiamo fatto veramente un passo avanti. Passo avanti perché finalmente si è chiusa la procedura di approvazione del progetto, quello del posizionamento del geotubo. Un passo avanti perché l'assessore Alessandri oggi ha annunciato che nel bilancio della regione è previsto un intervento di ulteriori 300 milioni, 300.000 euro per fare un riporto di sabbia. E naturalmente questo chiama in causa anche gli operatori che ai noi, ai loro in particolare, ormai sono 2 anni che continuano a fare questi interventi di ripristino, diciamo, dello stato dei luoghi, delle loro strutture, e dovranno purtroppo continuare a fare questo intervento. Ecco perché gli interventi sia di ripascimento, il posizionamento del geotubo non poteva non procedere di pari passo con una discussione che ormai da parecchio tempo stiamo portando avanti, da oltre un anno, insieme Capitaneria di Porto e Demanio dello Stato, per capire se ci sono le possibilità, e io credo che ci siano le possibilità, perché ci siamo di fronte a degli eventi straordinari, per utilizzare il codice della navigazione circa i canoni, soprattutto per le strutture colpite. Ovviamente non per tutta la costa, sto parlando dei 7, 8, 9, non so quelli che sono, stabilimenti e strutture balneari che sono state colpite da queste mareggiate che quest'anno sono state infinite e pazzesche, non solo qui, ma penso in tutto il litorale, ma credo in tutta Italia. Credo che un tempo come quello di quest'anno non si vedeva da diverso tempo, da diversi anni. Quindi, sulla base di questo, credo che possiamo dire che abbiamo fatto veramente un passo avanti. Altri 2 appuntamenti importanti per queste 2 amministrazioni sono stati fissati per la prossima settimana con il Ministero dello Sviluppo per studiare dei progetti di rilancio del territorio e poi a fine mese con il Demanio per valutare la possibilità di una riduzione dei canoni demaniali a chi ha subito pesanti danni per via dell'erosione.